Non si può andare a caccia fuori dal proprio comune se in zona arancione, lo conferma il sottosegretario all'interno Variati, ad annunciarlo il consigliere regionale Zanoni, PD. Oggi ho sentito il sottosegretario all'interno, a cui ho trasmesso la lettera inviata sabato ai 7 prefetti del Veneto, ho avuto la conferma. Zaia, eviti circolari regionali illegittime con deroghe, oltretutto pericolose per la salute, afferma il consigliere regionale ambientalista dopo aver parlato con il sottosegretario vicentino dei due provvedimenti della Giunta Zaia, uno del 28 dicembre, l'altro dell'8 gennaio sul via libera alle doppiette per spostarsi dal proprio comune, nonostante la zona arancione, per cacciare nelle aziende faunistico-venatorie negli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini a cui sono iscritti. Sono circolari che viano il DPCM del 3 dicembre, è in un momento del genere agire così è solo sbagliato ed è da irresponsabili. Lo stesso Zaia, prosegue Zanoni in conferenza stampa, ha ribadito la necessità di non abbassare la guardia. Tra l'altro a gennaio la caccia è di norma da appostamento, anatre e passeriformi, dove ci sono due o tre persone a stretto contatto, aumentando la possibilità di contagi. L'esponente del Partito Democratico ha chiesto a Zaia il ritiro della circolare tramite un'interrogazione dello scorso 30 dicembre.